dare inizio a una nuova puntata dell'Architetture, diciamo che siamo qui di fronte al Palazzo M con l'architetto Marcello Trabucco. E vogliamo salutare i nostri telespettatori con citazione del scrittore austriaco Hermann Brock, il quale diceva: l'architettura è la testimonianza dell'aspirazione dell'uomo a vincere il tempo innalzando l'ordine nello spazio. E siamo, dicevo, di fronte al Palazzo M, costruito ex Casa del Fascio, costruito esattamente nel 1938. È un palazzo di fondazione, è un edificio simbolo della città di Latina, caratterizzato soprattutto dal monumentalismo. Ecco, soffermiamoci sotto questo profilo. Innanzitutto cominciamo a dire alcune cose rispetto alla stagione che vedeva Frizzotti impegnato nella realizzazione di edifici in qualche maniera legati al territorio e quindi in qualche maniera più agresti, cioè in cui le caratteristiche erano più semplicistiche, con dei toni più, diciamo, dimessi. Qui invece la stagione ormai è cambiata, per cui siamo arrivati a un monumentalismo, come ben dicevi te, in cui le dimensioni dell'edificio diventano esuberanti, dimensioni che non soltanto si riflettono nella pianta, ma in questo caso anche nella simbologia che vede proprio la lettera M, che sta proprio nel Foro Mussolini, perché in fin dei conti era un vero e proprio, diciamo, monumento simbolico della città di Littoria. Questo Foro Mussolini rimase incompiuto, però comprendeva anche, oltre la Casa del Fascio, anche l'ex caserma Gil, quella della gioventù italiana Littorio, ed era un ambiente tutt'uno a quell'epoca. Allora, innanzitutto io direi così: tu hai ben detto nel citare nel 1938 i primi disegni dell'architetto Frizzotti, poi questo progetto va avanti nel tempo, e tant'è vero che noi abbiamo disegni che poi si organizzano nel 39, nel 40, nel 42, fino ad arrivare agli arredi che sono molto più tardi. È un edificio che rimane in qualche maniera incompiuto, perché poi i finanziamenti stanziati per l'edilizia, che comunque era una struttura importante del regime fascista, che doveva dare proprio ai posteri, no, l'importanza di quello che era stato il governo, ma anche in qualche maniera l'importanza del fascismo stesso, e viene interrotto con la guerra. La guerra, diciamo, non dà la possibilità più di far arrivare quei cospicui finanziamenti per la realizzazione dell'edificio, tant'è vero che i lavori vengono rallentati. Per quanto riguarda invece la posizione, in questo caso strategica, dell'edificio, ci sono alcuni tentativi in cui Frizzotti pone questo edificio a conclusione dell'asse stradale che dalla Piazza del Popolo va verso Fogliano, e sono dei tentativi perché evidentemente ancora non si era ben capito, cioè, dove bisognava localizzare questo edificio. Poi invece possiamo entrare nel merito del progetto che poi è stato realizzato. Ecco, per verità storica dobbiamo anche dire che questo palazzo aveva anche una torre centrale a forma di aquila molto imponente, una torre che in qualche modo si contrapponeva a quella del comune e anche al campanile della chiesa, e fu purtroppo distrutta dai cannoni nel 1944. Sì, allora, prima di citare la torre, quindi io riprenderei il discorso un attimino dallo spazio della piazza. Quindi abbiamo detto che legava, una volta scelto il luogo dove effettivamente poi è stato realizzato Palazzo M, noi dobbiamo immaginare come al di là della strada, quindi al di là della corte, si edificava un ulteriore spazio aperto con un obelisco centrale porticato. Ancora oltre la strada, diciamo, avremmo trovato quello che attualmente è il Palazzo della Cultura, dove già avevano iniziato una serie di lavori. Certamente tutto veniva configurato con una piazza unitaria a cavallo della strada, che poi trovava il suo punto estremamente simbolico nella torre che avremmo visto, diciamo, al centro della M, torre che, come hai citato, insomma, è stata demolita, ed era una torre che in qualche maniera è stata ben rappresentata in poche fotografie, veramente si riscontra, insomma, della città, ed era una torre che diciamo monumentale, massiccia, no? Che si basava proprio sul centro del nucleo geometrico della M, quindi nella parte proprio centrale, dove
c'erano evidentemente l'ingresso principale, i saloni di rappresentanza e la stanza più grande che era quella delle adunate. Il progettista dell'impianto urbano della città, Oriolo Frezzotti, con la progettazione di questo edificio tentò di enfatizzare l'architettura arte dello Stato e nello stesso tempo anche abbandonò quelle che erano state le nuove le intenzioni primarie della città di Littoria, che erano quelle, come dire, a vocazione rurale, e con questo monumento invece fa un salto diverso di stile, diciamo. Sì, questo edificio certamente risente dello stile quello littorio, quello aulico, chiamiamolo così, no? Che trova la propria diciamo così, consacrazione su una serie di interventi, cioè è finita ormai quella che era la stagione della stagione razionalista, che aveva vista nel 1934 la conclusione positiva per il movimento razionalista della stazione di Firenze di Michelucci, così come la stagione che aveva premiato i progettisti di Sabaudia in un razionalismo lirico, diciamo in qualche maniera pulito, funzionale, di ordine quasi europeo. In questo caso invece si va verso un'architettura che comincia quando, dopo il 39, c'è un ritorno all'ordine, cioè dove ormai è consolidato quello che era il governo fascista, cioè il problema di Mussolini è quello di far rimanere comunque delle testimonianze forti di quello che lui aveva fatto. E tutto sommato, come molti scrittori ultimamente hanno ribadito, nell'architettura lui trova che è la fonte primaria per poter tramandare ai posteri quello che lui aveva cercato di enfatizzare e di in qualche maniera istituire come governo. Un edificio lasciato un po' all'eredità storica del passaggio dello stesso capo del governo, però io vorrei portare anche l'attenzione dei nostri telespettatori verso il materiale col quale questo palazzo è stato costruito, un po' il travertino, diciamo. Certo, allora il travertino già aveva in qualche maniera ricoperto, no? Possiamo dirlo così, le superfici del Palazzo dell'Intendenza di Finanza, cioè dove nel 1934 aveva in qualche maniera preso possesso della quinta che mancava, e quindi a quell'architettura rurale intonacata il palazzo diciamo, dell'intendenza di finanza diventa così mastodontico a doppia altezza con il travertino. Qui troviamo un'altra volta il travertino, che stranamente però offre la sua con diciamo il suo materiale all'interno, perché invece all'esterno c'è questo paramento murario anche molto bello, però fatto in mattoni di cotto a cortina, che possiamo ancora citare alcuni particolari, per esempio, no? Che questo, essendo un edificio simmetrico, quindi dove la torre era il perno, poi diciamo si ripetono da una parte e dall'altra e si affacciano verso la piazza centrale i percorsi, perché praticamente i percorsi non sono altro che distribuiti da due scale, e questi percorsi offrono, diciamo, si affacciano dalla parte interna, e l'interno non è solamente una ripetizione di tanti uffici messi uno vicino all'altro. L'unica parte, come abbiamo precedentemente detto, diversa, più imponente, era la parte centrale, che venne leggermente poi manomessa nel momento in cui nel dopoguerra è stata risistemata a scuola. Ecco, non possiamo soffermarci anche sull'aspetto dell'utilizzo dell'edificio stesso, perché nacque come casa del fascio e in realtà forse non ebbe tempo storico per realizzare e per utilizzare questo aspetto, e subito dopo la guerra, qui facciamo un salto, è stata adibita più volte come edificio scolastico. Possiamo tranquillamente dire che ci sono state generazioni di latinensi che qui hanno trascorso il loro periodo scolastico, sia attraverso la frequentazione della scuola media e sia anche attraverso l'istituto magistrale. Io questi due ricordi ho utilizzo di questo edificio. Sì, allora, per quanto riguarda l'utilizzo, quello primario per cui era stato realizzato, quindi non c'è stata la possibilità di utilizzarlo per tale scopo, no? Quindi non era stato completato, anche se i disegni di Frezzotti pongono, diciamo, al centro una
un'elaborazione grafica molto particolare, quindi ci sono dei marmi, ci sono degli arredi molto, diciamo, significativi, proprio per il livello a cui in questo caso doveva in qualche maniera adempiere questo edificio. Poi chiaramente la distruzione bellica, perché fu cannoneggiata dalle navi che stavano fuori, e quindi, essendo poi un simbolo chiaramente del fascismo, presero di mira proprio la torre, ma anche molte parti delle ali alle nostre spalle vennero praticamente aperte. Tant'è vero che poi negli anni, solamente nel 53-54, dopo il 55, in qualche maniera noi possiamo vedere come ci saranno dei cartelli che prevedono proprio la ristrutturazione dell'edificio stesso. A questo punto c'è l'intervento anche di Frezzotti, perché non dobbiamo dimenticare che Frezzotti, diciamo, faceva parte del Consiglio Comunale, e lui prende parte in qualche maniera, opponendosi a quelle manomissioni che si stavano facendo, a quello che in qualche maniera era il progetto di ristrutturazione. Qui abbiamo come riferimento, mi sembra, un articolo apparso sul Messaggero nel 1952, quando Frezzotti prende questa posizione molto netta sulla salvaguardia e sulla tutela del palazzo di fondazione, il palazzo storico della città. Sì, nel 52 appare sul Messaggero questa lettera, diciamo, accorata sulla difesa di questo edificio che lui aveva così fatto ormai un decennio prima, insomma, in qualche maniera, no? E allora, come testimonianza, diciamo, anzi come difesa, no, del progetto che in qualche maniera veniva a stravolgere questa planimetria, lui pone a fondamento come nella storia dell'architettura c'erano stati progetti a forma di I, di Y, di L, ma non c'era mai stato un edificio a forma di M, e questo, tutto sommato, lui rivendicava la paternità, anche perché poi alla fine veniva a stravolgere quello che era forse il nucleo più interessante, quindi le parti più rappresentative. Certamente la torre, insomma, non se n'è proprio parlato di rimetterla in piedi, perché, insomma, non erano gli anni, ma forse ormai l'edificio non doveva neanche avere quella rappresentatività, e verrà utilizzata, come ben sappiamo, come scuole che probabilmente ci hanno accolto, insomma, no, nel nostro peregrinare scolastico. Ecco, questo, l'utilizzo dell'edificio da parte della scuola è venuto nella parte alta, diciamo, dell'edificio stesso, mentre vorrei fare cenno alla parte bassa, in questa zona dove è stata più volte utilizzata da parte dei cittadini di Littoria prima e di Latina dopo, se più forse per quelli di Latina, come spazio di rappresentazione, come spazio in cui sono avvenute anche delle mostre molto importanti e significative per la storia artistica della nostra città. Certo, la guardia, dei momenti in cui si è insediata in questo edificio la Guardia di Finanza, perché poi le altre scuole in qualche maniera hanno trovato destinazione, no, proprio in altri edifici fatti apposta, la Guardia di Finanza poi chiaramente in un luogo così ampio ci ha dato sempre la possibilità, su richiesta, di poter allestire delle mostre, e quindi volta per volta, insomma, ci sono state delle mostre molto interessanti. L'unica cosa che possiamo ancora dire a proposito della storia di questo edificio è che immediatamente dopo la guerra, così in questo edificio praticamente hanno trovato ricovero tanti delle persone sfollate che, insomma, in qualche maniera poi durante la guerra erano scappati e poi sono ritornati, ma questo è andato avanti fino alla ristrutturazione. Ma questo non è solamente su questo edificio qui, ma anche sull'edificio della palestra, che per tanti anni, insomma, ha visto queste famiglie ospitare queste famiglie che non avevano la possibilità di avere altre residenze, insomma. Nell'esaminare attentamente il piazzale antistante del palazzo dobbiamo far riferimento certamente alle due statue in marmo di Carrara che sono qui davanti al palazzo di fondazione, che raffigurano due figure femminili ben precise. La prima la portatrice di pane, la seconda la madre rurale. Queste sculture raffigurano
delle donne vigorose con grappoli di bambini attaccati alle sottane che rappresentano la fertilità da una parte e l'abbondanza dall'altra. Erano collocate in origine all'ingresso della casa del contadino demolita nel 1962 unitamente al seminatore che si trova in un'altra parte della città. Ecco, passiamo con l'architetto Marcello Trabucco all'esame della portatrice di pane. Allora, la portatrice di pane quindi non era collocata in questo spazio perché, come abbiamo già precedentemente detto, questo spazio si nutriva non delle statue, quindi della decorazione, ma di questa era dato per le adunanze in qualche maniera, no? Per le riunioni, quindi davanti a noi poi si prospettava la strada, un'ulteriore piazza e un altro edificio, quindi voglio dire la percezione dello spazio che noi ci abbiamo davanti è completamente diversa da quella che evidentemente era nell'intenzione del progettista. E questo connubio, cioè questo recupero che è stato fatto delle statue precedentemente collocate in un altro luogo, insomma, e anzi dobbiamo dire con lungimiranza perché hanno corso un bel rischio, tant'è vero che una delle quattro poi è stata addirittura, insomma, demolita e non si è più recuperata. Quindi questa, diciamo, la stampa che si era mobilitata in quegli anni ha fatto sì che, insomma, queste due statue venissero in qualche maniera prese e dal comune, quindi collocate in questo piazzale che devo dire, insomma, si sposano, diciamo, correttamente con quello che è lo spazio antistante. È una raffigurazione imponente di questa donna, cioè dove praticamente anche qui la scala è una scala maggiorata, cioè si è ritornati ormai in quel monumentalismo che è questa plastica celebrativa in cui gli elementi della maternità, della fertilità, ma anche, diciamo, legata poi alla ruralità del terreno, faceva la parte da padrone, insomma. Ecco, io credo che sia molto importante per i nostri telespettatori guardare attentamente queste statue perché meritano certamente per la loro plasticità un'attenzione particolare da parte del cittadino normale di questa città. Adesso forse è il caso di esaminare l'altra statua, la Madre Rurale, anche questo è un simbolo molto forte della città. La Madre Rurale, diciamo, rievoca sempre lo stesso significato, comunque questa donna in cui praticamente è quasi non solamente avvinghiata da questi bambini, però c'ha questo portamento fiero, è un, non conosciamo l'autore, ma comunque lo possiamo sicuramente associare alle statue, diciamo, che nello stesso periodo ornavano e hanno ornato il Foro Italico a Roma, dove tutte le province avevano, e anche Littoria, la statua che in qualche maniera citava l'importanza dello sport anche in ambito regionale. E questa monumentalità scalpellata in questa pietra, in questo marmo, non fa altro che sicuramente rinverdire, no, alle persone che guardano questa statua quella fatica, quello sforzo quella maestosità, diciamo, degli eventi che in qualche maniera avevano permeato la realtà politica e sociale di quel momento storico. Ecco, nel terminare l'esame del piazzale antistante dobbiamo fare riferimento per la storia anche alla terza statua che è fuori da questo contesto storico, che è quella che è l'opera di Peppino V, che è dedicata a un bambino che fu vittima di un episodio criminale nei primi anni 60. Il ragazzo si chiamava Giuliano, a cui poi successivamente è stata dedicata anche una scuola media della città. Dopo l'esame del palazzo di fondazione, il palazzo M, ex Casa del Fascio, siamo passati in piazza Bozzi, dove abbiamo un altro palazzo di fondazione, che è il Palazzo della Giustizia, che venne eretto nel 1936, in piazza Bozzi, come dicevamo, dove sorge questo palazzo monumentale.
Naturalmente si sviluppa sull'asse di Viale Mazzini, dove troviamo anche l'Istituto Tecnico Vittorio Veneto. Lungo il viale poi alla fine incontriamo questo Palazzo di Giustizia. Siamo di nuovo con l'amico architetto Marcello Trabucco e con lui esamineremo attentamente quali sono le caratteristiche di questo palazzo a partire dalla sua monumentalità. In questa piazza che costituisce un luogo che inizialmente non compariva nella planimetria generale della città, tant'è vero che nel disegno del 1932 l'asse che da Piazza del Popolo porta fino al Palazzo di Giustizia non esisteva. Nel momento in cui invece si mette mano alla revisione del piano del 1934 compare questo asse e il Palazzo di Giustizia, che volta per volta era stato così disegnato in spazi limitrofi alla piazza centrale, viene collocato a conclusione di quest'asse. E si determina questa piazza che inizialmente era la piazza dell'Impero, piazza che comunque è abbastanza ampia, dove il fondale è costituito dal Palazzo di Giustizia, mentre le ali laterali sono, diciamo, realizzate da questi due palazzi identici che sono dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, anch'esse, diciamo, interessanti dal punto di vista architettonico. Ecco, il Palazzo di Giustizia in qualche modo va esaminato anche sotto il profilo, come dire, di come si presenta in maniera così maestosa davanti agli occhi del cittadino, perché lungo Viale Mazzini a un certo momento incontra questo palazzo estremamente importante, non solo per la vita cittadina, perché qui si svolge l'amministrazione della giustizia della città e anche evidentemente anche della provincia, ma è un palazzo che ha la sua importanza anche dal punto di vista strettamente artistico. Edificio sicuramente magniloquente, edificio, diciamo, che ha una sua monumentalità proprio perché da questi anni in poi il concetto di edificio rurale scompare, ma un edificio così importante che ha come riferimento l'intera provincia della città di Littoria all'epoca, della provincia complessiva, quindi doveva avere un carattere imponente. Carattere imponente che vede l'edificazione di questo edificio che ha un asse di simmetria molto spiccato, in cui la parte centrale è definita da 5 arcate con dei setti sempre comunque in mattoni in cotto che comunque disegnano la parte più avanzata dell'edificio e leggermente anche più alta. Ecco, io vorrei esaminare con l'architetto Marcello Trabucco l'avanzamento del corpo centrale esaltato dal colonnato a tutta altezza e rivestito anche in travertino. Allora, il contorno è, diciamo, di travertino, ma i pilastri in questo caso, perché sono pilastri che poi sono staccati dal fondo, sono, diciamo, di cotto. Allora, la cosa interessante è che si eleva rispetto al piano stradale attraverso una scalinata, dove ai lati ci sono dei basamenti che nei disegni di Frezzotti trovavano collocazione delle statue tridimensionali sicuramente. E invece il prospetto poi, che è un prospetto dal punto di vista dimensionale a doppia altezza, anzi a tripla altezza perché sono 3 livelli, trova una gerarchizzazione nel momento in cui il piano terra è a doppia altezza e definisce un l'atrio, quindi imponente, importante, mentre nella parte superiore all'interno e arretrato rispetto ai pilastri ci sono delle finestre che definiscono i due piani superiori. Da una parte e dall'altra invece ci sono due corpi laterali che sono più compatti, anche se immediatamente vicino al portico centrale ci sono una serie di pilastri che fuoriescono leggermente rispetto alla muratura e sono sempre in mattoni di cotto, mentre le ali estreme sono invece rivestite di travertino. Ecco, con questo palazzo, diciamo, che è del 1936, lo ricordiamo, in qualche modo si chiude anche il ciclo del periodo della fondazione della città di Littoria. Se per ciclo si intende il superamento di quelli che erano gli stili iniziali, sicuramente sì. Certo è che poi con questo palazzo e poi con quello che abbiamo già visto, che è stato il Palazzo M, in qualche maniera il linguaggio di Frezzotti si completa, diventa anch'esso monumentale,
ma monumentale riferito a che cosa? A tutta l'architettura che in quegli anni andava in questa direzione. Quindi abbiamo visto che viene superato tutto quello che è il razionalismo più moderato, più a misura d'uomo, dove invece, così come in questo palazzo, nel palazzo di giustizia di Piacentini di Milano, in quello addirittura di Messina, di Palermo, questa gerarchizzazione è sempre enfatizzata. Nella nostra città questo edificio, per la sua monumentalità, lo possiamo accostare al Palazzo di Intendenza di Finanza sicuramente. Dal punto di vista del porticato sicuramente. Poi un'altra cosa importante, dobbiamo dire che l'impianto è un impianto simmetrico, dove praticamente si accede a un ampio spazio porticato con delle scale che ci portano ai vari livelli, mentre nella parte retrostante c'è la corte d'assise, che poi è una corte con un abside molto importante, e poi, come vedremo, ci sono delle decorazioni particolari. Ecco, io credo che questa parte che riguarda i palazzi di fondazione sia anche una degna conclusione, perché terminiamo questa nostra puntata con il Palazzo di Giustizia, che certamente, non dico che fa parte della storia dell'architettura, ma certamente della storia di questa città. Beh, certamente è un palazzo importante per la città di Latina, di Littoria prima, di Latina dopo. È come al solito un edificio che va non solamente compreso, ma va tutelato, in quanto poi al proprio interno possiede una serie di decorazioni di un maestro come Duilio Cambellotti, che in qualche maniera ha lasciato anche nell'abside della corte d'assise una testimonianza della sua bravura, attraverso, diciamo, queste decorazioni che in qualche maniera sono il resoconto di quella che sono gli elementi principali della giustizia. Il ciclo scultoreo della giustizia è formato da sculture situate nel Palazzo di Giustizia, inaugurato il 18 dicembre del 1936. Le sedre della giustizia, scolpita per l'aula della Corte d'Assise del Tribunale, è una composizione allegorica progettata nel 1934, formata da una serie di sculture basso rilievo eseguiti in graniglia di travertino e cemento bianco. La realizzazione di questo ciclo scultoreo è formato da 5 rilievi allegorici e avviene sulla parete curva che chiude l'aula, e le 5 figure delle sedra sono collocate poco al di sotto della scritta «La legge è uguale per tutti». Il messaggio morale didascalico di questa grandiosa opera scultorea, sottolineato dalla sacralità dell'ambiente, evoca all'interno di un abside di una chiesa medievale. La rappresentazione allegorica della giustizia si concretizza attraverso le immagini che scaturiscono da alcuni versi tratti dall'Inferno, dalla cantica dantesca della Divina Commedia. La collocazione delle figure e la disposizione dei soggetti allegorici si riconnettono alle narrazioni sacre all'interno delle basiliche romane. Adesso passiamo in dettaglio le varie scritte che ci sono nei bassorilievi. Le 4 frasi scritte in caratteri lapidari sono neri, poste accanto alle sculture che allegoricamente rappresentano i vari aspetti della giustizia. Nel primo bassorilievo, con la scritta del verso dantesco, l'artista, Duilio Cambellotti, dice che Dante, nel primo girone del settimo cerchio dell'inferno, è posto a guardia dei violenti, dominato da istinti selvaggi e incontrollati.
il serpente che morde il collo del centauro raffigura la frode. Nel secondo bassorilievo, a destra della parete, sempre accompagnato dai versi dianteschi ed ogni fin cotale con forza o con prode altri con trista, viene rappresentato un leone rabbioso ed affamato con un serpente, simboli della cattiveria umana usata nei confronti degli esseri più deboli mediante la forza fisica o l'inganno e il ricatto. Il leone e il capricorno attorcigliati al collo raffigurano la forza della giustizia che trattiene l'uomo dalle sue ambizioni illecite. A queste rappresentazioni plastiche dell'agire negativo degli uomini vengono affiancate, nella parte bassa della parete curva della sala, le immagini allegoriche delle pene inflitte ai trasgressori. Siamo nella terza scultura, dove il Cambellotti rappresenta, sempre accompagnata dai versi danteschi «Venga Medusa, silfaren di smalto», l'arrivo della Gorgone, mostro femminile alato, come simbolo della dannazione e della disperazione provocate dal rimorso. La Medusa, resa drammaticamente attraverso una linea contorta e tortuosa, e le fiamme rappresentano la punizione umana e divina. Il quarto bassorilievo, che completa il ciclo compositivo, rappresenta con la frase scritta in latino «Et colligent eum ignem mittente et ardet», rappresenta le lingue di fuoco eterno che perseguono, secondo Dante, i violenti contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Il ciclo scultoreo pone al centro la figura chiave della giustizia nell'atto di recidere i rami secchi con la scure bronzea del fascio littorio, simbolo millenario del diritto. Questa scultura, che rappresenta una donna accovacciata, colta di profilo, con un ginocchio a terra e uno al petto, ha un particolare rilievo e presenta dimensioni più grandi rispetto al resto della decorazione. Terminiamo questa ricca puntata di Architecture con la nota citazione di Friedrich Nietzsche. L'architettura è una specie di oratoria della potenza per mezzo della forma. Ma di questa era dato per le adunanze in qualche maniera, no? Per le riunioni, quindi davanti a noi poi si prospettava la strada, un'ulteriore piazza e un altro edificio, quindi voglio dire la percezione dello spazio che noi ci abbiamo davanti è completamente diversa da quella che evidentemente era nell'intenzione del progettista. E questo connubio, cioè questo recupero che è stato fatto delle statue precedentemente collocati in un altro luogo, insomma, e anzi dobbiamo dire con lungimiranza, perché hanno corso un bel rischio, tant'è vero che una delle quattro poi è stata addirittura, insomma, demolita e non si è più recuperata. Quindi questa, diciamo, la stampa che si era mobilitata in quegli anni ha fatto sì che, insomma, queste due statue venissero in qualche maniera prese e dal comune, quindi collocate in questo piazzale, che devo dire, insomma, si sposano, diciamo, correttamente con quello che è lo spazio antistante. È una raffigurazione imponente di questa donna, cioè dove praticamente anche qui la scala è una scala maggiorata, cioè si è ritornati ormai in quel monumentalismo che è questa plastica celebrativa, in cui gli elementi della maternità, della fertilità, ma anche, diciamo, legata poi alla ruralità del terreno, faceva la parte da padrone, insomma.
Ecco, io credo che sia molto importante per i nostri telespettatori guardare attentamente queste statue, perché meritano certamente, per la loro plasticità, un'attenzione particolare da parte del cittadino normale di questa città. Adesso forse è il caso di esaminare l'altra statua, la Madre Rurale. Anche questo è un simbolo molto forte della città. La Madre Rurale, diciamo, rievoca sempre lo stesso significato. Comunque questa donna in cui praticamente è quasi non solamente avvinghiata da questi bambini, però c'ha questo portamento fiero. È un, non conosciamo l'autore, ma comunque lo possiamo sicuramente associare alle statue, diciamo, che nello stesso periodo ornavano e hanno ornato il Foro Italico a Roma, dove tutte le province avevano, e anche Littoria, la statua che in qualche maniera citava l'importanza dello sport anche in ambito regionale. E questa monumentalità scalpellata in questa pietra, in questo marmo, non fa altro che sicuramente rinverdire, no, alle persone che guardano questa statua quella fatica, quello sforzo quella maestosità, diciamo, degli eventi che in qualche maniera avevano permeato la realtà politica e sociale di quel momento storico. Ecco, nel terminare l'esame del piazzale antistante dobbiamo fare riferimento per la storia anche alla terza statua che è fuori da questo contesto storico, che è quella che è l'opera di Peppino V, che è dedicata a un bambino che fu vittima di un episodio criminale nei primi anni 60. Il ragazzo si chiamava Giuliano, a cui poi successivamente è stata dedicata anche una scuola media della città. Dopo l'esame del palazzo di fondazione, il palazzo M, ex casa del fascio, siamo passati in piazza Bozzi, dove abbiamo un altro palazzo di fondazione, che è il Palazzo della Giustizia, che venne eretto nel 1936 in piazza Bozzi, come dicevamo, dove sorge questo palazzo monumentale. Naturalmente si sviluppa sull'asse di Viale Mazzini, dove troviamo anche l'Istituto Tecnico Vittorio Veneto. Lungo il viale poi alla fine incontriamo questo Palazzo di Giustizia. Siamo di nuovo con l'amico architetto Marcello Trabucco e con lui esamineremo attentamente quali sono le caratteristiche di questo palazzo a partire dalla sua monumentalità. In questa piazza, che costituisce un luogo che inizialmente non compariva nella planimetria generale della città, tant'è vero che nel disegno del 1932 l'asse che da Piazza del Popolo porta fino al Palazzo di Giustizia non esisteva. Nel momento in cui invece si mette mano alla revisione del piano del 1934 compare questo asse e il Palazzo di Giustizia, che volta per volta era stato disegnato in spazi limitrofi alla piazza centrale, viene collocato a conclusione di quest'asse e si determina questa piazza che inizialmente era la piazza dell'Impero, piazza che comunque è abbastanza ampia, dove il fondale è costituito dal Palazzo di Giustizia, mentre le ali laterali sono, diciamo, realizzate da questi due palazzi identici che sono dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, anche esse, diciamo, interessanti dal punto di vista architettonico. Ecco, il Palazzo di Giustizia in qualche modo va esaminato anche sotto il profilo, come dire, di come si presenta in maniera così maestosa davanti agli occhi del cittadino, perché lungo Viale Mazzini a un certo momento incontra questo palazzo estremamente importante, non solo per la vita cittadina, perché qui si svolge l'amministrazione della giustizia della città e anche evidentemente anche della provincia, ma è un palazzo che ha la sua importanza anche dal punto di vista strettamente artistico. Edificio sicuramente magniloquente, edificio, diciamo, che ha una sua monumentalità proprio perché da questi anni in poi
il concetto di edificio rurale scompare, ma un edificio così importante che ha come riferimento l'intera provincia della città di Littorio all'epoca, della provincia complessiva, quindi doveva avere un carattere imponente. Carattere imponente che vede l'edificazione di questo edificio che ha un asse di simmetria molto spiccato, in cui la parte centrale è definita da 5 arcate con dei setti sempre comunque in mattoni in cotto, che comunque disegnano la parte più avanzata dell'edificio e leggermente anche più alta. Ecco, io vorrei esaminare con l'architetto Marcello Trabucco l'avanzamento del corpo centrale, esaltato dal colonnato a tutta altezza e rivestito anche in travertino. Allora, il contorno è diciamo di travertino, ma i pilastri in questo caso, perché sono pilastri che poi sono staccati dal fondo, sono diciamo, di cotto. Allora, la cosa interessante è che si eleva rispetto al piano stradale attraverso una scalinata, dove ai lati ci sono dei basamenti che nei disegni di Frezzotti trovavano collocazione delle statue tridimensionali sicuramente. E invece il prospetto poi, che è un prospetto dal punto di vista dimensionale a doppia altezza, anzi a tripla altezza perché sono 3 livelli, trova una gerarchizzazione nel momento in cui il piano terra è a doppia altezza e definisce un l'atrio, quindi imponente, importante, mentre nella parte superiore all'interno e arretrato rispetto ai pilastri ci sono delle finestre che definiscono i 2 piani superiori. Da una parte e dall'altra invece ci sono 2 corpi laterali che sono più compatti, anche se immediatamente vicino al portico centrale ci sono una serie di pilastri che fuoriescono leggermente rispetto alla muratura e sono sempre in mattone di cotto, mentre le ali estreme sono invece rivestite di travertino. Ecco, con questo palazzo, diciamo che è del 1936, lo ricordiamo, in qualche modo si chiude anche il ciclo del periodo della fondazione della città di Littorio. Se per ciclo si intende il superamento di quelli che erano gli stili iniziali, sicuramente sì. Certo è che poi con questo palazzo e poi con quello che abbiamo già visto, che è stato il Palazzo M, in qualche maniera il linguaggio di Frezzotti si completa, diventa anch'esso monumentale, ma monumentale riferito a che cosa? A tutta l'architettura che in quegli anni andava in questa direzione. Quindi abbiamo visto che viene superato tutto quello che è il razionalismo più moderato, più a misura d'uomo, dove invece, così come in questo palazzo, nel Palazzo di Giustizia di Piacentini di Milano, in quello addirittura di Messina, di Palermo, questa gerarchizzazione è sempre enfatizzata. Nella nostra città questo edificio, per la sua monumentalità, la possiamo accostare al Palazzo di Intendenza di Finanza sicuramente. Dal punto di vista del porticato sicuramente. Poi un'altra cosa importante, dobbiamo dire che l'impianto è un impianto simmetrico, dove praticamente si accede a un ampio spazio porticato con delle scale che ci portano ai vari livelli, mentre nella parte retrostante c'è la corte d'assise, che poi è una corte con un abside molto importante, e poi come vedremo ci sono delle decorazioni particolari. Ecco, io credo che questa parte che riguarda i palazzi di fondazione sia anche una degna conclusione, perché terminiamo questa nostra puntata con il Palazzo di Giustizia, che certamente, non dico che fa parte della storia dell'architettura, ma certamente della storia di questa città. Beh, certamente è un palazzo importante per la città di Latina, di Littorio prima e di Latina dopo. È come al solito un edificio che va non solamente compreso, ma va tutelato, in quanto poi al proprio interno possiede una serie di decorazioni di un maestro come Duilio Cambellotti, che in qualche maniera ha lasciato anche nell'abside della corte d'assise una testimonianza della sua bravura attraverso diciamo, queste decorazioni, che in qualche maniera sono il resoconto di quella che sono gli elementi principali della giustizia. Thank you.
Il ciclo scultorio della giustizia è formato da sculture situate nel Palazzo di Giustizia, inaugurato il 18 dicembre del 1936. Le sedre della giustizia, scolpita per l'aula della Corte d'Assise del Tribunale, è una composizione allegorica progettata nel 1934, formata da una serie di sculture basso rilievo eseguite in graniglia di travertino e cemento bianco. La realizzazione di questo ciclo scultoreo è formato da 5 rilievi allegorici e avviene sulla parete curva che chiude l'aula, e le 5 figure delle sedra sono collocate poco al di sotto della scritta «La legge è uguale per tutti». Il messaggio morale didascalico di questa grandiosa opera scultorea, sottolineato dalla sacralità dell'ambiente, evoca all'interno di un abside di una chiesa medievale. La rappresentazione allegorica della giustizia si concretizza attraverso le immagini che scaturiscono da alcuni versi tratti dall'Inferno, dalla Cantica dantesca della Divina Commedia. La collocazione delle figure e la disposizione dei soggetti allegorici si riconnettono alle narrazioni sacre all'interno delle basiliche romane. Adesso passiamo in dettaglio le varie scritte che ci sono nei bassorilievi. Le 4 frasi scritte in caratteri lapidari sono neri, poste accanto alle sculture che allegoricamente rappresentano i vari aspetti della giustizia. Nel primo bassorilievo, con la scritta del verso dantesco, l'artista, Duilio Gambellotti, dice che Dante nel primo girone del settimo cerchio dell'inferno è posto a guardia dei violenti, dominato da istinti selvaggi e incontrollati. Il serpente che morde il collo del centauro raffigura la frode. Nel secondo bassorilievo, a destra della parete, sempre accompagnato dai versi danteschi, ed ogni fin cotale con forza o con prode altri contrista, viene rappresentato un leone rabbioso ed affamato con un serpente, simboli della cattiveria umana usata nei confronti degli esseri più deboli mediante la forza fisica o l'inganno e il ricatto. Il leone e il capricorno attorcigliati al collo raffigurano la forza della giustizia che trattiene l'uomo dalle sue ambizioni illecite. A queste rappresentazioni plastiche dell'agire negativo degli uomini vengono affiancate, nella parte bassa della parete curva della sala, le immagini allegoriche delle pene inflitte ai trasgressori. Siamo nella terza scultura, dove il Gambellotti rappresenta, sempre accompagnata dai versi danteschi «Venga Medusa, silfaren di smalto», l'arrivo della Gorgone, mostro femminile alato, come simbolo della dannazione e della disperazione provocate dal rimorso. La Medusa, resa drammaticamente attraverso una linea contorta e tortuosa, e le fiamme rappresentano la punizione umana e divina. Il quarto bassorilievo, che completa il ciclo compositivo, rappresenta con la frase scritta in latino «Et colligent eum ignem mittente et ardet» rappresenta le lingue di fuoco eterno che perseguono, secondo Dante, i violenti contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Il ciclo scultoreo pone al centro la figura chiave della giustizia nell'atto di recidere i rami secchi con la scure bronzea del fascio littorio, simbolo millenario del diritto. Questa scultura, che rappresenta una donna accovacciata, colta di profilo, con un ginocchio a terra e uno al petto, ha un particolare rilievo e presenta dimensioni più grandi rispetto al resto della decorazione.
terminiamo questa ricca puntata di Architecture con la nota citazione di Friedrich Nietzsche: l'architettura è una specie di oratoria della potenza per mezzo della forma.